Insieme. Sperare, se che c'ha sto microfono? Ah, non lo so. È un po' sminghetello. Diciamo, ci attrezziamo. Dal sito sperareinsieme.com. No, non lo tocca, la fotti dirmi. Chissà che cosa gli è successo. Si sente? No, sì. No, si sente. Ah, vabbè, ma chi è che l'ha cazzoliato così? Se siamo accorti adesso? Oh, Turi Papale, Sperare Insieme è un'associazione dove i ragazzi imparano a suonare, ad avere un rapporto con la musica, ma soprattutto a darsi una mano, perché per esempio il cantante ufficiale della band Patti Vaieri e quei che vinne suo frate, capito? C'è chi che cantava Andura è suo frate. Quindi non è il cantante ufficiale, allora, no, capire, lui è il batterista. Scusami, ma allora lui come si chiama lui? Allora, Daniele Conti, percussione e seconda voce. Perché ha cantato? Perché suo fratello perché non suo c'è. Suo fratello che è il cantante. Suo fratello come si chiama? Gianpaolo. Gianpaolo Conti. Sì, è partito per fare un provino a Bologna per una squadra di recitazione. Quindi ma che gli diciamo di no? No, scusa. Basta, però come... Ah, si imbocca al lupo. Crevi il fluido per... come si chiama? Come si chiama? Gianpaolo, ascolta, questo fluido è per te. Succhi di questo fluido. Questo porta bene, se lo prendono facci sapere, va bene. Oh, senti, la prossima canzone invece qual è? Time of Your Life, di Green Day. Sì, tu mi hai spiegato che questa è una canzone anche significativa per ragazzi di questa età, no? Perché tutto sommato di loro parla in un certo senso. Sicuramente è il brano più utilizzato negli Stati Uniti come sottofondo musicale nei filmini delle lauree. Nei filmini delle lauree, ma c'è un motivo perché, perché la canzone, brano... il testo appunto dice delle cose per cui insomma ha un senso tutto questo. Vuoi spiegare perché Turi Papale che non sei altro? Turi Papale spiega, una traduzione spicciola dice che in fondo quello che succede è giusto, spero, il cantante augura, alla fine di tatuaggi, peripezie, e bivi, tutte le minchiate che si fanno nella vita ragazzi, e scelte che si fanno, giusto o sbagliate, tu abbia preso il tempo della tua vita. Ecco, quantomeno, che tu abbia fatto scelte giuste o sbagliate ad ogni bivio che ti si è presentato nella vita, l'importante è che tu abbia preso i tempi della tua vita, capito? Time of your life, tu sei pronto con l'armonica? Perché adesso dovrei dare una mano a Roberta, ad Emanuele, a Briana, a Daniele e quindi anche Turi Papale all'armonica per questa Time of Your Life. Vai, siete vai. Pronti? Siete pronti? Peter Pan, dagli Virus, tempo che si organizzano un po'. Ad Alla Catalla in the Summer, tu sei pronto già? Io sono pronto. È tutto live, spero che si senta meglio di prima. Pronti ragazzi? Ammacchiamo il play? Vai, ammacca il play. Thank you.
Time of Your Life, Peter Pan Virus, live dal Lido Azzurro su Alla Catalla in the Summer. In onda su Radio Fantastica, grazie a tutti i papate, perché è stata veramente una bella emozione vedere dei ragazzini che hanno dai 15 ai 18 anni. E poi complimenti a Daniele, che tutto sommato, pur non essendo il cantante ufficiale della band, se l'è cavata bene, no? Un applauso a lui in particolare, va! Ha sostituito il fratello Giampaolo. Io volevo dire solamente che chi suona con me da più tempo suona da 2 anni. Ecco, e quindi insomma, la cantante, la chitarrista, suona da 1 anno e mezzo addirittura, e io non sono un insegnante di musica, tra l'altro, anzi non sappiamo manco se è Turi Papale, non sappiamo manco se è il tuo vero nome. Io sono un professore di scultura, quindi cosa sei? Un professore di scultura. Sai come dire un ignore coppa con martello e scalpello se non la smetti, hai capito? Questo fa il fotografo, il professore di scultura, e poi insegna ai ragazzi a vivere la musica, perché lui non è un insegnante di musica, lui gli insegna ad amarla. Sei d'accordo con me? Sì. Tornaci a trovare, Turi Papale. Grazie a voi. Grazie ragazzi, risalutiamo uno per uno: Roberta Restucci, Emanuele Massara, Brianna Belluso, Daniele Conti, Turi Papale, e un in bocca al lupo a Giampaolo Conti, che è il cantante che oggi fa un esame a Bologna, e speriamo che gli vada pure bene. Peter Pan Virus. Ciao, grazie.